Prato del futuro me la immagino certamente più verde, perché questa chiusura ha riportato la vicinanza con la natura, con lo spazio della città, quindi si è acutizzato il desiderio di tornare a vivere in relazione con la natura. Nell'era post-Covid la cultura ha aiutato molto anche il periodo di isolamento. In realtà questa necessità deve essere nutrita in tutta la nostra vita di ripresa futura, perché la funzione maggiore soprattutto del teatro è una funzione sociale. Lavorare sulla relazione delle persone. Per questo io immagino al teatro anche nella nostra città come un teatro più aperto, con la possibilità di far vivere tutti i momenti della creazione al pubblico. Il grande valore avviene durante le prove. Allora finalmente il nostro mondo si potrebbe aprire a questa nuova e generosa conoscenza, no? Come si costruisce uno spettacolo dal vivo, come si fanno le prove, come si costruisce le luci, i costumi, con tutte le maestranze. Finalmente questa grave crisi ha scoperchiato, diciamo, il vaso di Pandora dello spettacolo dal vivo. L'Italia è ricca di artisti, è ricca di talenti, lavoratori invisibili, ed è giusto il momento invece di trasformare questa categoria in una vera e propria categoria di professionisti a disposizione però della società. Un teatro inclusivo certamente che parte anche dall'incontro con le nuove generazioni. Per questo da 10 anni collaboro con la compagnia teatrale Binario di Scambio, che è costruita da alcuni docenti illuminati dell'Università di Firenze. Hanno fondato anche un corso di laurea, il Progeas, che ha sede nella nostra città. Noi continuiamo a incontrare generazioni e generazioni di giovani che fanno attraverso il teatro una riflessione completa di conoscenza di se stessi e di conoscenza del mondo esterno da sé, nella relazione. Anche in ambito culturale io credo che sia necessario in ambito cittadino trovare un modo di aggregarsi, di riunirsi, di scoprirsi per gli artisti e per gli operatori di cultura e di teatro. Chi siamo? Forse non lo sappiamo neanche, non ci siamo neanche veramente mai conosciuti. E questo è un vero e proprio censimento e raggruppamento di forze. Abbiamo bisogno di far risalire il valore di questa città e di questo paese in generale, ma ritrovando quell'unità che avevamo trovato in un momento di panico generale, in cui avevamo paura di morire, e a quel punto cantavamo dai balconi e dalle finestre, ci sentivamo tutti vicini. Questa vicinanza non la dobbiamo perdere. E come si fa a non perderla? Ascoltando e incontrando l'altro, nella difficoltà di scambio di idee che possono essere anche diverse, ma incontrandosi.